moltiplicare. E quindi passiamo all'esercizio successivo, costo prodotto si chiamava, andiamo a vedere cos'è. Individuare il paese dove un prodotto costa meno. C'è un file exchange.txt che dà dei tassi di cambio di vari tipi di valute rispetto all'euro. Quindi ad esempio un dollaro americano, qui c'è scritto che vale 0,88 euro, e una sterlina britannica vale 1,16 euro e così via. Contiene i tassi di cambio in euro e un certo numero di valute. Si assume che il formato del file sia corretto, poi c'è un secondo file, il cui nome deve essere fornito in input dall'utente, contiene il prezzo di un certo prodotto in diversi paesi, nel seguente formato. Quindi ad esempio, qui c'è un file che contiene il prezzo dell'iPhone 13 mini e mi dice, guarda, questo qui se lo compri negli Stati Uniti lo paghi in dollari, e i dollari sono 699, se lo compri in Australia lo paghi in dollari australiani che sono 1199 e così via. Quindi mi dà il prezzo nella valuta locale del singolo Stato. Ciò che devo fare io, beh, si assume che tutti i codici siano validi, unica eccezione sono i prezzi in euro. Cosa vuol dire questa frase? Che in Francia mi dà un valore in euro, che sono 750 euro, e il valore euro nella tabella exchange ovviamente non c'è. Sarebbe 1 per definizione, no? Quindi mi sta dicendo, guarda che i codici della valuta che trovi nel file li trovi tutti dentro exchange, tranne il caso in cui la valuta sia l'euro. Allora in quel caso non lo trovi, ma perché sai che il valore è già quello che ti serve. Allora il programma dovrà leggere due file di testo e stampare a video il paese in cui il prodotto costa meno e stampare il suo prezzo in euro con due cifre decimali. Quindi in questo caso mi dirà che il paese dove il prodotto costa meno è USA, perché il prezzo in euro calcolato 617,15 è il minimo di tutti i prezzi in euro, di tutti i prezzi convertiti in euro. Ok? Allora questo è abbastanza lineare, direi, come esercizio. Dobbiamo leggerci prima l'elenco delle valute dal file exchange e poi l'elenco dei prezzi dall'altro file. Quindi possiamo leggi i tassi di cambio, nome file, quindi questo file è un file exchange, due campi separati da spazio. Dove lo metto questi valori? Beh, secondo me il modo più comodo è metterli dentro un dizionario, che ha come chiave la valuta e come valore il tasso di cambio. Così quando avrò i valori da convertire li vado a pescare direttamente usando come chiave la valuta. Quindi tassi, o chiamiamolo cambi, uguale un dizionario vuoto, e apriamo il file. With open, nome file, read, encoding, UTF-8, SF, col file aperto leggo i valori dei campi, quindi with, for, riga in F, la valuta sarà riga.rstrip del barra n punto split sullo spazio, quindi non ho bisogno di parametri, primo campo. E il tasso di cambio è stessa cosa, ma non ci riesco, uguale questa cosa qua, 1 convertito in float. Qui posso lavorare tranquillo perché il testo mi dice
assumi pure che il file sia privo di errori. Una volta che ho questi due campi, quindi la valuta dalla prima colonna e il tasso di cambio della seconda colonna, l'aggiungerò al cambi, al dizionario, usato come array associativo, cambi di valuta uguale tasso. Alla fine del file restituisco questo cambi e proviamo subito se stiamo leggendo correttamente. Ok. Proviamo a chiamare questa funzione. Ok, mi ha creato un dizionario che come chiavi le valute e come valori i tassi di cambio, sembrano giusti, senza dare errori, li ha messi tutti, l'ultimo è A e D, 0,240, è giusto. Ok. Adesso il secondo passo è quello di andarsi a leggere l'altro file. L'altro file che possiamo mettere, direi, in una lista di dizionari. Qui non c'è nessun campo chiave, sono tanti valori diversi, li metto in una lista e in ogni lista sarà un dizionario fatto di tre campi, nazione, valuta e prezzo. Dimmi. Sì, 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 è una buona idea. La sua idea è di dire, qui in questo dizionario abbiamo messo il contenuto del file. Però sappiamo che alcuni prezzi salteranno fuori in euro e allora questi li dovremo poi gestire come caso particolare. Lui mi dice, per evitare di gestire come caso particolare, mentre stiamo creando questo dizionario, lo possiamo già direttamente popolare col tasso di cambio in euro, visto che è noto. Mi sembra una buona idea. Cambi di euro uguale 1.0. E a questo punto ci siamo tolti una complicazione più avanti. Ok, allora leggiamo invece prezzi da un certo file. Quindi questo abbiamo detto che mi costruisce un dizionario, una lista di dizionari, uno per ogni prezzo, e in questi dizionari ci saranno tre campi che sono, abbiamo detto, la nazione, la valuta e il prezzo. No? Quindi costruisco una cosa così. Quindi anche qua costruire una lista di prezzi, facciamo leggi prezzi, quindi questo lo chiamo prezzi, sarà una lista vuota, una lista di record, with open nome file, read encoding uguale UTF-8, as F, for riga in F. In questo caso li ho divisi con un punto e virgola, se non ricordo male, i campi. E quindi i campi di una riga saranno riga.rstrip di barra n punto split sul punto e virgola. E quindi mi posso costruire un nuovo record sotto forma di dizionario che ha come primo campo la nazione, presa dai campi di 0, campi, come secondo campo abbiamo la valuta, che è il secondo campo, come terzo elemento di questo record abbiamo il prezzo, che è float del campi di 2. prezzi.append record return prezzi.
Allora, per testare questo, nel main dobbiamo leggere, mi sposto nel main, dovrò leggere file con i prezzi, uguale input, nome del file contenente i prezzi, e sarà prezzi uguale, leggi prezzi di questo nome del file prezzi. E vediamo cosa abbiamo letto. Nome del file contenente i prezzi, iPhone13mini.txt, nazione USA, valuta USD, prezzo 699, nazione Canada, valuta CAD, prezzo 949 e così via. Ok, a questo punto abbiamo letto i dati, ciò che dobbiamo fare è per ciascuna nazione calcolare quanto sarebbe il valore in euro, tenendo conto del tasso di cambio. Allora, il modo più semplice che vedo è quello di dire: aggiungiamo in questa lista di record, all'interno di ciascun record, un campo in più, così come c'è il prezzo in valuta, ci sarà, aggiungiamo il prezzo in euro. Calcolato semplicemente moltiplicando il prezzo in valuta per il tasso di cambio della valuta stessa. Ok? Quindi posso dire: calcolo i prezzi in euro, prezzi in euro, aggiungendoli ai record della lista. Quindi vado su tutta la lista, for prezzo in prezzi, aggiungerò dentro al record un nuovo campo che posso chiamare prezzo in euro e il valore di questo campo quale sarà? Beh, sarà calcolato prendendo il prezzo quindi il campo prezzo, questo qua moltiplicato per il tasso di cambio. Il tasso di cambio ce l'ho nel dizionario cambi corrispondente alla valuta, e la valuta ovviamente la prenderò da prezzo di valuta. Quindi qui vado ad arricchire i dizionari che ho, facciamo un'altra print per vedere cosa esce. Mi dirà nazione USA, valuta USD, prezzo 699, prezzo in euro 617. Nazione Canada, valuta CAD, prezzo 949, prezzo in euro 662 e così via. Quindi ho aggiunto questo campo in più in ciascuno di questi elementi. Il testo cosa mi chiede ancora? Il paese dove il prodotto costa meno è USA, prezzo in euro 617. Quindi alla fine cosa devo fare? Prendere questa lista di dizionari e trovare qual è l'elemento di questa lista il cui valore del campo prezzo in euro corrispondente è minimo. E questo lo posso fare direttamente con la funzione minima. Prezzo minimo uguale min di prezzi. Allora, min di prezzi scritto così non funziona. No, se io provassi a fare questo, mi dice guarda che non è che posso fare il minimo di una lista di dizionari, perché i dizionari come faccio a confrontarli tra di loro? Però gli posso dare una chiave di confronto che sia appunto il prezzo in euro.
Quindi alla funzione min, così come alla funzione sort, posso dare l'attributo key che estragga il valore del campo prezzo in euro. Quindi anche qua uso di nuovo la funzione di itemGetter, passandogli però questa volta non un numero, cioè l'indice all'interno di una lista, ma una stringa, cioè la chiave all'interno di un dizionario. In questo caso la chiave è prezzo euro. ItemGetter va importato da operator. E il vantaggio di questo, fare il minimo così, è che quello che ottengo non è il valore minimo, cioè 620 euro, ma ottengo l'intero dizionario che corrisponde al valore minimo, quindi ho tutti i campi, tutte le informazioni. Se io faccio un print di prezzo minimo, non ho solo, questo non mi restituisce un float, mi restituisce un dict, dizionario. Quanto odio questa cosa qua, copia e incolla. Ecco, questo qua è il valore minimo che ha calcolato la funzione min. Poi se non mi ricordo che posso usare la funzione min con una funzione chiave, poco male, mi farò il mio ciclo che va a confrontare i vari valori con un ciclo for, no? E confronto ogni volta il solito calcolo di minimo che abbiamo fatto 100 volte. E quindi posso direttamente passare alla stampa del messaggio che mi serve, che dice il paese dove il prodotto costa meno è due punti, prezzo minimo nazione, e poi a capo mi diceva prezzo in euro, due punti, prezzo minimo, indice, prezzo euro. Ecco qua. Tolgo solo le print che avevamo messo solo per controllo. E questo è ciò che ci rimane. Allora, questo è venuto fuori particolarmente facile, se vogliamo, per due motivi. Uno, perché ci siamo tolti un po' di complicazione ricordandoci, usando bene questa funzione minimo. Altrimenti avremmo dovuto scrivere 4-5 righe anziché una, quindi sarebbe stato un pochino più lungo. L'altro è che ci siamo semplificati il problema eliminando un caso particolare, facendo in modo che anche le valute in euro venissero gestite come tutte le altre valute, grazie a questo inserimento nel dizionario, e quindi ha fatto sì che il calcolo dei prezzi in euro fosse semplicemente una moltiplicazione anziché un if che andasse a vedere se è l'euro o non l'euro, allora in quel caso moltiplico e nell'altro caso non moltiplico, no? Per carità, sono due righe qua e due righe là, poca roba. Dimmi. Allora, itemGetter si può usare come funzione per specificare i criteri di ordinamento, ok? Allora, sia nelle funzioni min e max che nella funzione sort o sorted c'è un parametro key. Parametro key permette di indicare una funzione che estrae dall'elemento che deve essere ordinato nel sort o confrontato nel min e nel max, estrae quello che è il valore che veramente va confrontato. Okay? Allora, uno può scriversi la propria funzione, l'abbiamo visto insieme, oppure c'è questa funzione itemGetter che è già definita, quindi la possiamo andare a prendere, che può funzionare in due modi. Se il singolo item che sto ordinando è una lista o una tupla, allora itemGetter riceve come parametro l'indice della posizione all'interno di quella lista o di quella tupla che contiene il valore sul quale voglio ordinare o sul quale voglio calcolare.
Se invece sto ordinando una lista, o facendo il massimo e il minimo, su una lista di dizionari, allora itemGet funziona nello stesso modo, ma come parametro ha una stringa che corrisponde alla chiave del dizionario da usare per andare a prendere il valore. Quindi si può usare nei due modi, sia come liste di liste, liste di tuple, oppure liste di dizionari. Prego. L'altro modo, uno non si ricorda che min si può usare in questo modo, può fare un sort. Ecco. Posso ordinare questa lista per prezzo e poi vado a prendere il primo. Dimmi. Sì, dimmi. Allora, è chiaro che durante lo sviluppo è abbastanza antipatico dover riscrivere ogni volta il nome del file, no? Perché poi stai pensando altro, ti sconcentra, lo scrivi male, perdi il filo del ragionamento. Quindi ci può stare benissimo durante lo sviluppo, anziché fare la input, mettere direttamente il nome file uguale a quella costante lì, così quando fai run per debug vai velocemente. È chiaro che se metti una costante non stai rispettando il testo dell'esercizio. E quindi non è corretto. La tua domanda è: ma è tanto grave se io poi mi dimentico di mettere la input, no? Allora, no, tanto grave no, è chiaro che magari, soprattutto se questa input fosse magari di un campo un po' strutturato con varie, diciamo, vari valori eccetera, e tu non lo fai, allora ti sei semplificato la vita. Ma un modo per poter fare le cose, diciamo, prendere entrambe le cose, è: io scrivo la input e poi la commento uguale, a questo punto si chiamava così, no? Ah, l'ho commentata, quindi l'ho scritta, quindi per caso se ti dimenticassi, io comunque quando correggo il compito dico ok, però ce l'aveva scritta, quindi sono una dimenticanza, non importa, a questo punto non è un problema. L'altra cosa, ma non mi piacerebbe tanto, è di dire: if file prezzi uguale stringa vuota, allora te lo metto io. Cioè, come dire, ti do un valore di default. Se per caso batti invio, così durante il debug io, anziché scrivere ogni volta, batto invio e lui prende questo. Questo mi piace già di meno, perché stai modificando il funzionamento del programma. Il programma non ti diceva specificare un file oppure assumere questo valore di default, quindi preferisco, ma sono, siamo così, se vogliamo, dettagli, no? Quindi questa parte qua la togliamo. Togliamo questa, e questo qua lo mettiamo commentato, ovviamente sarà solo valido uno dei due. Ok? Passiamo al prossimo e andiamo a raffica, ovviamente.